Un'altra cosa che le persone non sanno, è una cosa molto importante, se vi volete semplificare la vita, è la possibilità di bloccare gli oggetti che avete nell'inventario, quindi gli oggetti che vi portate dietro, che possono essere sia oggetti, armature, oggetti per il crafting, insomma, potete praticamente settarlo su tutti questi oggetti, e vi permetterà di escluderli dalla vendita. Per esempio, andiamo a parlare con un qualsiasi trader, per esempio qui c'è il Bowyer, il buon Miller mi fa vedere appunto quello che posso comprare e quello che posso vendere. Attenzione, come vedete non corrispondono gli oggetti che ho nell'inventario da quelli che potrei vendere effettivamente. Perché? Perché se notate bene in alto a destra, in ogni oggetto, io posso lockare, quindi posso bloccare, chiudere, la vendita dell'oggetto e scompare. E voi direte, bene, sì, ok, mi serve perché almeno quando vado a vendere la roba mi fa vedere solo gli oggetti che io voglio effettivamente vendere e quelli che mi voglio tenere, tipo gli oggetti rari. Se voi andate in alto a sinistra c'è Show Locked. Con Show Locked vi permette... Questa opzione vi permette di visualizzare a quel punto tutti gli oggetti che voi potete effettivamente vendere. Naturalmente ci sono anche degli oggetti, tipo gli oggetti, se non sbaglio, della reputazione, questi qui che trovate a Moria, Lothlorien, Mirkwood, quelli che vi danno reputazione, naturalmente non li potete vendere, quindi automaticamente non verranno visualizzati. Questa è la differenza. Però, se avete degli oggetti che non volete vendere, tipo appunto vi dicevo gli oggetti epici, cintura, ora la cintura del guardiano, il martello del guardiano, eccetera, li loccate direttamente da questa finestra. Qualsiasi shop, quindi qualsiasi trader, vi permetterà di bloccare gli oggetti e quindi di non venderli. Se li volete risbloccare, fate Show Locked e a quel punto lo sbloccate. Questo ve lo do come consiglio, è molto importante perché vi faciliterà appunto questa operazione di vendita degli oggetti. Come per il repair, la stessa cosa. Noi abbiamo parlato di oggetti locati, ma possiamo anche decidere di vedere soltanto gli oggetti che abbiamo addosso. Quindi io voglio riparare soltanto gli oggetti che porto indosso, no? Quelli che ho che non uso, diciamo, ma che tengo nelle sacche. Quelli tipo l'armatura, i gioielli, queste cose qui che uso sempre, uso il repair solo per quello, solo per quelli che uso. Quindi quelli che ho nello zaino no. Questa è una cosa molto importante perché vi permetterà di risparmiare sugli oggetti che usate. Quindi fate repair all, ma in questo caso non lo faccio qua perché, come già sapete, conviene riparare, o chi non sa questa cosa, comunque conviene riparare nella propria casa di gilda o nel quartiere della propria casa di gilda o della propria casa, perché avete un 5, un 10% di sconto sul repair. Quindi se ce la fate, quando avete finito un instance o quando avete finito un combattimento, eccetera eccetera, appena vedete che avete l'armatura un po' rovinata, andate a riparare alla casa di gilda con la skill che vi permette di andare direttamente alla casa di gilda o alla vostra casa. Bene, questo abbiamo detto, gli oggetti chiusi, quindi che non possono essere usati. Vediamo adesso un'altra cosa importante, la visualizzazione degli oggetti in chat. Molte volte le persone quando vogliono andare su Global Trade o comunque su Global LFF, che purtroppo viene usato come Global Trade ora come ora, linkano degli oggetti. In questo caso Manuris, il mio amico, ha raccattato questo e diciamo, quando siete in gruppo appare in automatico, vedete, appare l'oggetto. Se volete far vedere al vostro amico anche nella chat di gilda, in questo esempio, che voi avete preso una pelle, per esempio un medium hide, lasciate premuto control e cliccate con il destro. A questo punto vi apparirà nella chat l'oggetto, invio, e la persona che appunto le persone che sono in gilda, in kinship, vedranno l'oggetto e ci potranno cliccare sopra per visualizzare le caratteristiche dell'oggetto. Questo è molto importante per far vedere, per esempio, la vostra arma. Avete dei dubbi, volete far vedere al vostro amico oppure all'esperto di gilda di armi e armature un oggetto che avete appena preso, voi glielo fate vedere e a quel punto lo linkate. Quindi control sinistro, destro e invio sulla kinship. State attenti perché molte volte se siete sul 6, ok, l'oggetto vi apparirà
apparirà soltanto alle persone vicino a voi. Vedete? Mi è apparso sulla testa. La persona ora che correva qui, questa irisse, ha visualizzato per un attimo questa cosa. Infatti si è fermata e si è spaventata. Chiama il cavallo e scappa via. E mi sembra giusto, perché insomma un nano che fa vedere la pelle vuol dire che ha delle brutte intenzioni. Questo per quanto riguarda la visualizzazione degli oggetti in chat. Ricordate, è molto importante perché vi permette appunto di far vedere agli altri i vostri oggetti. Altre cose importanti, ecco, le finestre sono un po' complicate da spiegare, la disposizione delle barre sarebbe molto importante, questo perché, ecco, potremmo parlare di questo. Io ho disposto le mie abilità così. Perché le ho disposte così? Perché le abilità, via via che andrete avanti nel tempo, saranno strutturate gerarchicamente, nel senso, se io voglio usare questa abilità, che sarebbe To the King, che si prende a un livello avanzato, all'inizio non l'avrete, se siete guardiani intendo, dovrò prima cercare di attaccare usando anche queste abilità quassù. A un certo punto mi apparirà questa abilità qua. Lui dice, appunto, quando tu pari, effettui una parata di un attacco di un nemico, automaticamente si attiva questa skill. Questa skill, Retaliation, ti permette di usare tre skill sottostanti: Whirling Retaliation, Overwhelm e Thrust. Che cosa succede allora? Io devo riuscire a parare, attaccando normalmente con le skill che ho. Mi si attiva Retaliation, successivamente mi si attivano queste tre. Io a questo punto decido di queste tre quali usare. Ora, per accedere a questa, per esperienza e per averla provata, io so che le uniche due sono queste qui, Overwhelm e Thrust. Se io uso Whirling Retaliation, non potrò fare To the King, e lui mi resetterà sia queste che queste, e ritornerò all'inizio. Quindi badate bene che all'inizio ne avrete poche di abilità, quindi non vi conviene fare un albero di skill. Io ho fatto l'albero, poi è naturalmente sempre soggettivo, le persone hanno il loro sistema. Però vi posso assicurare che avere un albero di skill con le skill attivabili in cima e le skill che si attivano successivamente per gradi sotto vi semplificherà molto il combattimento. Bene, per questo è tutto. Sicuramente cambieranno le cose con fra due giorni cambieranno tutte le cose, quindi mi toccherà fare altri tutorial di aggiornamento sullo store e sulle altre cose. Spero che questi piccoli consigli vi siano stati di aiuto. Poi potrei anche dire delle finestre. Vi consiglio di tenere una finestra general dove avete tutte le tipologie di chat, che sono attivabili cliccando con il destro su general e mettendo change filter. Quindi in questa chat voi le cose che avete con la V sono tutte le chat che visualizzate. Se volete creare una nuova chat, per esempio io ho fatto il whisper, perché molte volte se devo parlare in whisper, quindi di nascosto con qualcuno, preferisco avere una finestra a parte. Mi sono creato una new tab, quindi una nuova finestra di chat, e me la sono spostata qua, l'ho rinominata e gli ho dato come filtri soltanto tell, che sarebbe whisper. Alla fine io l'ho rinominata whisper perché purtroppo ho, e questo purtroppo non me ne dovrei nemmeno vantare, ho un passato di 5 anni di World of Warcraft, quindi lì si chiamava Whisper, qui si chiama Tell. Vabbè, io mi trovo bene con Whisper perché mi è rimasta in testa questa cosa. Quindi vi consiglio di separare eventualmente le finestre, di non farvene troppe perché sennò impazzite. E poi, una volta diciamo messe l'albero delle skill, messe le chat, di andare su le opzioni di sistema, option, e poi guardare qua lui setting, e vi potete mettere in fondo tutta la scala di tutte le toolbar, quindi aumentare e diminuire la grandezza delle finestre. Ctrl U, ve lo ricordo, è un tasto molto importante, con questo concludo. Ctrl U accentato accanto all'invio, Ctrl destro U accentato accanto all'invio, vi permette di muovere tutte le finestre che avete a disposizione. Per concludere gli spostamenti ripremete Ctrl U. Con questo è tutto, vi do il benvenuto nella nuova patch che uscirà il 10, speriamo vada tutto bene, e ci risentiamo. Buon continuo da Bertone. Bye bye.